crazy. You can call me whatever you want, that won't change me. I just don't care what the world says. Siamo in Puglia! C'è anche Dario. Perché tanti dicevano, ma vi siete lasciati, no? Sì, siamo lasciati. È successa una cosa spiacevole, però non che riguarda Dario. Comunque, come sapete, qua su YouTube cerco di portarvi soltanto i contenuti, quelli là più leggeri. Positivi. Sì, soprattutto positivi, ma anche soprattutto leggeri, perché comunque non mi va che poi si possa dire delle cose, quindi evito. E quindi lascio parlare soltanto di queste cose un po' più frivole del personaggio e non della persona, cosa importante. E quindi siamo in Puglia, bellissimo, è stupenda, come sapete io la amo, infatti cerco di venirci ogni anno perché è veramente fantastica, in particolare nel Salento. E quindi andremo a Gallipoli, andremo un po' dappertutto. E adesso stiamo andando a cena. Voglio andare a cena in un ristorante Otranto, giusto? Yes. E adesso io mi mangio una di queste qua. Adesso ve la faccio anche vedere. È buonissima, ragazzi. Ho una pallina. Praticamente io ho scoperto sta cosa, ho detto no, devo troppo dirlo alle ragazze. Sono buonissime. Praticamente sono queste qua. Scusate, le smoothie bowl di Food Spring, adoro, ci sono dei tre gusti diversi, sono tutti e tre gusti buoni. Io mi sono portata queste qua col tappo giallo e queste qua col tappo viola e sono buonissime. In pratica sono delle palline che servono per fare dei frullati senza mettersi a tagliuzzare la verdura, la frutta eccetera, e sono praticamente un mix di frutta, verdura e frutta secca. Guardate, praticamente c'è tutto, sono crudiste e biologiche, vanno inserite nel frullatore assieme all'acqua o al latte. Se volete potete aggiungere anche un po' di frutta, vi viene un frullato buonissimo. Io me le sto mangiando qua, me le sono portate dietro, ci faccio lo spuntino, la merenda, perché io adoro i frullati ma odio prepararli, e vi giuro che sono la svolta. Perché poi, allora, io le mangio anche così, ma vi ripeto, questa la mettete nel frullatore con acqua, latte. Ieri abbiamo fatto, era buonissimo, vero amore? Allora abbiamo messo ghiaccio, ananas, acqua, pesca. Ananas, pesca, e abbiamo messo sia una pallina di questa qua viola, sia una pallina di questo qua giallo. E ci è venuto un frullato buonissimo, ma vi giuro, buono buono buono, provatelo. E adesso invece me la sto mangiando così, perché poi quando magari ho fame e non ho nulla a portata di mano, mi mangio una pallina di queste ed è buonissima, ragazzi. Ha una consistenza che io adoro morderla, è tipo come se fosse una barretta, ma energetica, è buonissima. Però provatele sia così che nel frullato, sono la svolta. E hanno tutti ingredienti naturali, sono low carb, low fat, quindi vi aiutano tantissimo a stare in forma, perché qua in Puglia si mangia benissimo, quindi adesso vedrete. Allora, i taralli, tutte le cose, le focacce, la puccia, le cose di mare, di pesce, quindi tutto buono. Almeno cerchiamo di fare gli spuntini sani e comunque cerchiamo di tenerci in forma con delle camminate eccetera, perché qua non ci alleniamo. Comunque, il mio codice su Food Spring è CARDITAYT. Inserendo questo codice su tutto il sito, quindi non solo sulle smoothie bowl, che però vi straconsiglio, avete il 15% di sconto. Quindi fate un ordine e provatelo, perché le cose Food Spring io le adoro, come cibo bio, fit, per stare in forma, ci sono tante cose che io amo tantissimo. Adesso quindi ho fatto questo aperitivo con la smoothie bowl, e poi vi faccio anche vedere come prepariamo il frullato. La frutta, il ghiaccio, sì, e poi ci aggiungiamo queste qui, le magiche palline di Food Spring. Che meraviglia! Cin cin! A voi! Sì, avete due diversi spuntini e merende che potete fare. Adesso andiamo a cena. Oggi siamo stati a Santa Maria di Leuca. Sì, bellissimo, ragazzi. Il litorale di Santa Maria di Leuca. Bellissimo.
solo che noi avendo pupi non è molto c'è il divieto di balneazione, però poiché adesso è settembre, diciamo che chiudono gli occhi, poi quando vedono pupi chiudono tutti un occhio, perché un cane è bellissimo e dolcissimo. Ma lei ha imparato a nuotare, fa i tuffi, cioè un amore, ragazze. È una nuotatrice. Ma è una nuotatrice, lei. Devo scrivere il piscino. Sì, fa proprio i tuffi, cioè viene proprio con noi, non è che la dobbiamo chiamare. Lei si tuffa e fa il bagno assieme a noi, è bellissima. E noi abbiamo fatto questa vacanza che io l'abbiamo prenotata tipo a luglio. Perché comunque essendo andate a Zanzibar non l'abbiamo potuta portare con l'aereo, e quindi volevamo fare una vacanza proprio dedicata a lei, un po' più qua in Italia, in Puglia, che ci piace tantissimo, cibo buono, tanto relax, soprattutto per far fare il bagno a lei per portare i pupi, quindi l'abbiamo prenotata già da un po', se no magari non ci saremmo neanche più andate, però già avevamo tutto programmato, quindi siamo andati lo stesso. E è stato bellissimo, già ci siamo da due giorni, bellissimo. E adesso vi facciamo vedere un po' tutte le cose. E cos'altro volevo dire? Volevo fare un annuncio alla Puglia. No, un annuncio alla Puglia, vai. Mettete le pari della luce, che guardate qua, non si vede niente. Non si vede niente, ma dove? Cioè, quasi si ferma la macchina, è finita. Noi siamo a Torre San Giovanni con l'hotel, e adesso stiamo andando a Otranto, quindi sono più o meno 50 minuti, abbastanza distante. E come zone io vi straconsiglio, se venite nel Salento, Santa Maria di Leuca, Torre dell'Orso, che vogliamo andare domani, Gallipoli è favolosa e sta nel mio cuore, Otranto io la amo. Comunque ci sono tantissimi posti veramente belli, quindi potreste stare anche un mese in vacanza qua, c'è sempre da vedere, da fare, da mangiare, quindi ok, top. Io la amo la Puglia, veramente mi sento proprio come a casa, dico la mia seconda casa, chiaramente mi trovo a mio agio, piace tantissimo. E niente, quindi stacco, sono ovviamente, mi perdo in chiacchiere, e vi ringrazio per tutto, vi ringrazio per tutti i vostri commenti, tutto il vostro affetto, e vi mando un bacio. Ciao! La nostra piccolina, e quando torniamo in camera troviamo la nostra piccolina che dorme con il suo pupazzetto che gli ha portato mamma, è vero? Troviamo sempre qua, lei si riposa, perché la mattina a mare nuota, 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 la sera sta stanca. Già sonno! Questo, secondo me, questo resta per me uno dei mari più belli della Puglia, Torre dell'Orso. Adoro. Sembra di stare ai Caraibi. Ecco, questo è il mare. Quelle sono le due sorelle. Troppo bello. Adesso facciamo il bagnetto. Brava! Che bel bagnetto! Andiamo di nuovo, vieni, vieni, vieni. Andiamo, andiamo. Brava! Dov'è Dario? La merenda, ragazzi, mi sono portata queste qua, che sono le barrette di Food Spring. Appunto, le alterno come merenda. Una volta mi mangio le smoothie bowl, o così, o in frullato, e una volta mi mangio queste qua per merenda. Sono buonissime, proteiche e low carb, quindi vi aiutano a stare in forma. Gusti preferiti: nocciola e biscotto. Adoro, ragazzi, sono buonissime. Adesso me la mangio e faccio tipo questo spuntino. Poi stasera poi andiamo a cena fuori, e quindi adesso mi mantengo leggera nello spuntino, cerco di tenermi in forma con queste qua. Comunque, su Food Spring avete sempre il mio codice sconto Carlita YT. Se lo usate, qualsiasi cosa comprate sul sito risparmiate 15% di sconto, quindi queste sono buonissime. Troppo buone. See you.
anche la domanda. Guarda qua che bella veduta. Ah, che bello, qua siamo andati a mare stamattina, adoro. Non può mancare la mitica buccia. Abbiamo preso capicollo, cime di rapa, provolone, e questa è una frisa molto speciale in questo locale, che è secondo me il migliore per la buccia e la frisa. Si chiama? Come si chiama, amore? Ci vengo ogni anno. Scafù. L'ho fatto vedere anche in altri vlog, ma no, è buonissimo. E Pupi sta qui sotto. Eccola, Pupi. Pupi. Ciao. Buon appetito. Ragazzi, siamo tornati dal mare, adesso ci facciamo la doccia. Qua c'è Dario nudo, c'è un uomo nudo e vi faccio vedere le cose che mi sono portate del Carlita Shop, che tra l'altro abbiamo rifornito i campioncini, gli omaggi, tutto, quindi fate super ordini. Allora, come bagno schiuma questo qua, Amber, potresti evitare di fare la pipì mentre io faccio il video? Amore, smettila! Allora, questo è un bagno. Ragazzi, come bagno schiuma mi sono portata questo qua, che lo amo tantissimo, Ambre il gelsomino, ha un profumo buonissimo. Io questi bagno doccia li amo, questi di Apiarum, perché sono profumatissimi e poi sono delicati, quindi loro lavano via l'abbronzatura, perché io sono ancora abbronzata. E tutte le cosine che mi sono portata, ragazze, per il mare mi sono portata questa qua, che è una borsettina che ho comprato da Carpisa ed è troppo carina. Ci metto dentro tutti i solari Carlita Shop. Questo qua è l'olio di Monoi cocco, che uso anche per farmi l'impacco sui capelli, ragazzi, è buonissimo, vengono morbidissimi e profumatissimo. Poi vabbè, i vari burro cacao, questo amareno è troppo buono. Poi le creme solari, questa la 15 perché ormai sono abbronzata, e l'olio solare che è anche scontato su Carlita Shop. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box info sotto. Questo è buonissimo, lo uso anche per proteggere i capelli dal calore del phon e della piastra ed è veramente ottimo. Lavare i capelli e fare questi meravigliosi ricci, perché io adoro i ricci d'estate perché non amo usare la piastra eccetera. Oh, mi sono portata lo shampoo per capelli ricci, che è quasi finito, che è uno dei miei preferiti assieme al balsamo per capelli ricci, e poi la maschera. Poi se ho capelli un po' secchi sto mettendo sia il balsamo, poi dopo lo sciacquo, potete fare anche voi questa cosa, e metto la maschera. Questa è ottima ed è ristrutturante, intensiva, è buonissima, ve la straconsiglio. Questa la metto, la lascio un po' su un quarto d'ora e poi mi asciugo i capelli. Per lo styling sto usando questo qua. Allora, questo è il burro corpo illuminante nutriente, che io uso sia sul corpo, perché appunto adesso per non far andare via l'abbronzatura usate sempre cose molto molto nutrienti, e questo è favoloso perché illumina tantissimo la pelle, è cremoso e profumato. Lo uso anche sui capelli, ne metto un pochino appunto per nutrirli e per disciplinarli, assieme alla mousse. Questa qua per capelli ricci, ragazze, è favolosa, provatela, e vi consiglio appunto, se avete capelli secchi, di usarla assieme. Io ho la combinazione di questi due, adoro, per i capelli ricci vengono nutriti, morbidi, bellissimi. E in spiaggia appunto faccio l'impacco questo qua all'olio di Monoi, lo lascio in posa e quindi un'oretta, e poi mi lavo i capelli e mi vengono bellissimi. E poi metto questo qua, adoro, questo è lo spray sbrilluccicoso illuminante, che è favoloso sulla pelle abbronzata ed è super super illuminante, lascia delle pagliuzze dorate. Lo uso un po' sia sui capelli che sul corpo. Altre cosine che mi sono portata, ragazze, questo qua che è il siero alla tripla vitamina C, ragazze, è ottimo, mi piace tantissimo, eccolo qua, perché è super super fresco, quindi è un prodotto che amo utilizzare sul viso perché è leggerissimo e minimizza le imperfezioni, è ottimo.
Poi il deodorante alla vaniglia, che lo amo. Mi sono portata due deodoranti, anche questo qua, le mie profumazioni preferite, acqua e sale. Il dentifricio, che questo è tornato disponibile, dentifricio al carbone, adoro, sbiancante, quello nero, è tornato disponibile su Carlita Shop, quindi lo potete acquistare. Poi questa qua, allora qua la scatolina si è un po' distrutta, questa è la crema sebo normalizzante, quindi per pelle grasse e mista, ve la straconsiglio perché è molto molto leggera e permette di eliminare brufoletti e punti neri. Anche di questa vi metto il link sotto nel box info. Poi che altro mi sono portata? Questo lo adoro, questo è un doposole idratante, quindi un'acqua spray idratante per il corpo, che è buonissima, che praticamente quando la spruzzi ti rinfresca un sacco, infatti lo adoro da utilizzare dopo la doccia. Vedete, lo spalmate così, là c'è Pupi che mi osserva, cosa stai facendo? E si assorbe in fretta, quindi quando non volete spalmarvi cose andate di fretta. Ha un effetto super rassodante tonificante perché ha il mentolo dentro, quindi serve anche a tonificare la pelle e la lascia super freschissima e idratata, adoro. Poi questa è fantastica, questa è la gelatina da doccia estate in Grecia, profumo molto estivo, buonissimo. E poi mi sono portata questa per lavare il viso, ve la straconsiglio, una mousse per lavare il viso, detergente contro i punti neri, le imperfezioni, adoro. E per struccare il viso sempre questo qua, cioè praticamente passo prima questo che è lo struccante bifasico, makeup remover, e questo strucca tutto, anche il trucco waterproof, la matita, il mascara, tutto. E poi lavo il viso con questa e vi giuro mi trovo benissimo e appunto non ho un'imperfezione sul viso. Poi vabbè, mi sono portata tutti i prodotti da trucco e che non sto qua a farvi vedere, se no il video verrebbe troppo lungo, però ve li farò vedere magari un'altra volta. E comunque vi metto il link dei prodotti nel box info. E poi questo qua, nel frattempo lei si è posizionata sul letto, amore, ho già fatto anche il bagnetto, è vero, a mamma. E poi questo qua, questo se ne è innamorato Dario, cioè praticamente Dario mi ruba i miei prodotti, ragazzi, non so se anche i vostri fidanzati fanno così. Questo è il latte corpo al caramello, vi giuro io ogni tanto lo devo snasare, è troppo buono, aspettate, è troppo buono, odora tipo di biscotto. Ma no, è buonissimo ragazzi, praticamente è un latte corpo. Su Caritas Shop abbiamo questo qua al caramello, poi c'è anche quello cocco banana e al mango, se non erro sì, sono tre le profumazioni, una più buona dell'altra ragazze, provatelo, gli lascia la pelle idratata. Poi essendo un latte corpo non unge, quindi è freschissimo. E questa profumazione, oh mio Dio, sono tutte buonissime, ma me l'ha fregato, ogni volta dopo la doccia se lo mette ed è buono, sembra tipo odore di biscotti, è buonissimo. Ragazzi, questo è il mio outfit di stasera. Praticamente ieri ho comprato questo vestitino a Otranto, ho comprato varie cose, vi farò vedere casomai tutte le cose che ho comprato, e questo l'ho voluto indossare subito, adoro. Qua è fatto tutto all'uncinetto. Cosa ho fatto io? Non so se riuscite a vedere, poiché era molto scollato per indossarlo senza reggiseno, però il reggiseno si vedeva, ho messo praticamente il costume sotto sul costume e quindi in questo modo sto più coperta, mi piace tantissimo, c'è l'uncinetto, c'è anche uno spacco, vedete? E poi ho messo queste scarpe, anche le scarpe le ho comprate ieri in questo negozietto troppo carino a Otranto, vi dirò tutto, oh mio Dio, nel video adesso cadevo, vi faccio vedere, sono troppo carine, hanno i brillantini, sono comodissime, pagate pochissimo, tipo 20 euro, adoro, con la pelle abbronzata. Poi c'è anche Pupi, piccola, che c'è mamma? E ho fatto un trucco tutto luminoso che mette in risalto l'abbronzatura, i gioielli Carlita Jewelry. Adesso sono pronta per uscire, guardate la schiena tutta scoperta, anche dietro si vede il costume, quindi vabbè, sono stata geniale, vero amore? Sì. Adesso andiamo a cena, veramente volevamo andare ad Ostuni, però in pratica ho usato sui capelli, se vedete questi bei ricciolini, i prodotti che vi ho fatto vedere prima, quindi shampoo capelli ricci, balsamo capelli ricci, la maschera intensiva e la spuma associata al burro illuminante. Vi metto tutti i link nel box info, vi vengono davvero benissimo i capelli così, super ricciolini e carini, morbidi, belli. E niente, adesso volevamo andare ad Ostuni, però secondo me si è fatto un po' tardi, perché da dove siamo noi a Torre San Giovanni è un po' lontanuccio, quindi magari ci andiamo domani, adesso andiamo, non so, a Gallipoli, un altro paesino. E comunque ragazze,
vi volevo dire di non arrabbiarvi, perché alcune di voi rimangono male, si arrabbiano quando leggono nei commenti gli insulti, le cose, e non ve la prendete, non vi arrabbiate, tenete conto che ci sono tante persone che davvero sono cioè non hanno nulla da fare, non hanno vita sociale, quindi si sfogano in questo modo. Non leggeteli proprio, io così faccio, i commenti cattivi, quelli che insultano e quelli là proprio brutti, io non li leggo, perché voi alla fine se non li leggete è come se non esistessero, perché alla fine queste persone vogliono proprio questo, provocare e essere osservate, essere al centro dell'attenzione, ma alla fine restano su YouTube a commentare, e se voi non li leggete è come se non esistessero. Infatti non li leggo, e la mia vita e basta, perché comunque restano là, cioè se voi non li leggete, non leggete i commenti sotto i miei video, credetemi, i commenti restano là. E questa gente alla fine sta là a commentare, ma nessuno gli dà credito, insomma. Comunque mi piace tantissimo questo vestito. Amore, che ne dici? Ti piace? Sì. Amore, ti piace? Ti piace, amore? Sì. Adesso andiamo a cena. Pignatello di porco con crostini. E questo è l'antipasto crudo. Il crudo di grazie. Questo pesce, saliti, buon appetito amore, buon appetito, buon appetito, buon appetito. Ti sei messa la tigre? La tigre della Malesia. Azza! Ecco la nuotatrice Pupi, che fa la pesca alle Olimpiadi di piscina. Che bella Pupi, che bella medaglia, me la metto qua. Ecco la Pupi, ha salvato la mamma. Brava Pupi, brava, salvataggio perfetto. Vieni. Eccola. Oh mio Dio. Brava! They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. Giocate per tutti voi bambini. Beh, devo ricominciare, no? Bambinoni come lui. Ma sì, allora ricomincio. Sì. Sono due elfi di nome Rocco e Bartolomeo, hanno 70 o 80 anni, perché un elfo può arrivare fino a 1000 anni. Wow. Io sono il papà, ne ho 201. Quando noi chiudiamo le porte... Li portate bene? Ma sì, lo so, tutti me lo dicono. Quando chiudiamo le porte si alzano, e che fanno? Tantissimi giocattoli per tutti voi, bambini. E bambinoni. E bambinoni, vabbè. Questo è Castro, anche se... è nuvoloso, è stupendo, è un mare spettacolare, bellissimo. Un salutino. Ciao ragazzi, siamo qui a Ostuni. A Ostuni e io stavo cadendo, vero amore? Ho fatto un video su Instagram che non pubblicherò qua su YouTube, e seguitemi su Instagram per vedere queste chicche. E praticamente stavo cadendo. No, è caduta. Sono caduta davvero. Qua a Ostuni riprenderò poco, perché già ho fatto un vlog qualche anno fa qua a Ostuni, amore. Vabbè, non quindi faccio sempre stessi cose. Poi ci stiamo godendo la cena, guardate che bella cena. Beh, è finito già. No, però ci hanno portato una burrata buonissima. Ragazzi, ci hanno portato una buonissima burrata. Io mi sono messa questo vestito bellissimo. E andate su Instagram che ho pubblicato la story, siamo in questo vicoletto. Adesso finalmente mangerò le orecchiette. Amore, ma tu hai visto che bei muscoli che ho, anche se non mi alleno da parecchio tempo. Mangio le orecchiette. Le orecchiette. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. What the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever.
what if I am crazy? Bagnetto. Hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone.